Salve a tutti, io sono DonGamer e benvenuti in questo nuovo video. Sì, non ci credo nemmeno io, gente. Terza reaction della settimana e ve lo dico subito, non sarà l'ultima. Sapete molto bene che sto cercando una nuova casa, un nuovo appartamento e ho i tempi contati perché mi devo trasferire praticamente a marzo, perché mi scade ovviamente il contratto d'affitto. E quindi ogni volta che l'agenzia mi chiama e mi dice: ehi, c'è un appartamento là, devo prendere, salire in autobus e raggiungere la suddetta locazione. Pertanto mi va via una marea di tempo. Vi dico subito che già venerdì mattina devo essere via di nuovo. E quindi questa sarà la settimana delle reaction. Yay! E siccome sto avendo problemi con le case, gli appartamenti e via dicendo, direi di restare effettivamente in tema. Quest'oggi vedremo foto di persone che hanno avuto grossi problemi con la propria abitazione. Nei commenti qua sotto ovviamente ditemi chi secondo voi è effettivamente la persona più sfigata di questa gigantesca compilation. E buon divertimento. Sì, sì, lo ammetto, io sono uno che nella propria casa ama il fresco, ma direi che in questo caso abbiamo un attimino esagerato. Quando vivi in un paese del nord Europa e ti dimentichi di chiudere la finestra prima di andare a dormire, beh, questo è quello che trovi la mattina dopo se ha nevicato durante la notte. Ma stia scherzando? Ma, cioè, perfino le pareti sono ricoperte di ghiaccio e neve. Tutto, tutto è ricoperto. Cioè, sembra una scena presa da un film, è qualcosa di incredibile. No, 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 questa è la tua schifosissima vita vera. Immagino i porchi che devi tirare a... Ma guarda! Cioè, ci ho letteralmente tre dita di neve. Quanto ci vorrà ripulire tutto? Ciccio, trasferisciti al sud che mi sa che è meglio, eh. Oh, direi che qualcuno sta passando una bruttissima giornata. Questo signore finisce nel podio, questo è poco ma sicuro. La persona in questione ha deciso di ristrutturare casa e ha pensato bene: ma sì, abbattiamo questo muro. Vuoi che proprio questo muro sia quello portante? Secondo me la risposta la possiamo dedurre tutti. Io la butto là, penso che la casa sia praticamente irrecuperabile. Non so se esiste qualcosa per raddrizzarti casa. Impari a buttar giù le pareti. Americani, cioè, ma a parte che no, è una casa fatta in mattoni una volta tanto. Di solito sono quelle fatte in sputo degli Stati Uniti. Questa volta no, è crollata la casa in mattoni, ma che sfiga. Ok, mi sbagliavo, al sud non se la passano meglio. Questa foto è stata scattata in Australia, paese che tutti odiano, porco cane, anche se qualcuno dice che non esista, ma vabbè, dettagli. In cui fa così tanto caldo che perfino i lampioncini svengono. Cioè no ragazzi, fa così tanto caldo che la plastica di cui è fatta il lampione si è sciolta, si è ammorbidita talmente tanto che è collassata l'intera struttura. Qua, cioè, perché vivete in Australia? Fuggite! Perfino la natura sta cercando di bruciare tutto. Ci sarà un motivo, è la natura stessa che ti dice: fuggite sciocchi. Ci sono i chiodi normali e ci sono i chiodi Superman. Questo chiodo è così tanto resistente che non ha distrutto un martello, ne ha distrutti due, alla faccia dell'essere testardo. Complimentoni, a questo punto sto chiodo ha guadagnato il diritto di vivere. Lasciatelo andare libero e felice, vai, riproduciti. Non so voi, ma ogni tanto anche io ho avuto qualche brusco risveglio. Ma questo ragazzo mi batte considerevolmente. Stava tranquillamente dormendo sul suo letto quando improvvisamente è stato percosso dalla porta dell'armadio. Gli è letteralmente caduta addosso nel cuore della notte mentre stava riposando. Ha fatto un salto assurdo e si è spaventato tantissimo e si è fatto pure male. Ma nemmeno quando dormo, porco cane. 5 secondi di relax, vita, e che cocchio. Ecco perché io non faccio il bucato. Perché quando vai al piano interrato per mettere i panni nella lavatrice, ti potrebbe capitare che la parete si è sfondata durante la notte e letteralmente è stata invasa dal fango e dallo schifo. Cioè, probabilmente questa casa è stata costruita nel 1900, si sono dimenticati di mettere la malta, hanno messo solo i mattoni, quindi sono cose che capitano. Però un po' gli zebedei ti girano, eh. Complimentoni, altro che fare il bucato, qua devi rifar tutto. Ah, le donne, cosa faremmo senza di loro? Tante cose, molto probabilmente, voglio dire, abbiamo pur sempre la mano destra, ma vabbè, dettagli. In questo caso, la moglie del signore in questione ha pensato bene di comprare una pianta e l'ha messa sopra lo scaffale che si trova sopra il gabinetto stesso. La signora si è dimenticata che le piante, i vasi, il terreno e via dicendo hanno un peso considerevole e le mensole sono tenute su dallo schifo. Il povero scaffale ha ceduto, il vaso è caduto e non solo si è distrutto, ti ha fatto fuori anche la tazza del cesso, così adesso devi cambiare tutto. Quei 5 euro di pianta ti sono costati, non lo so quanto costa un gabinetto, 150 euro, la butto là, non ne ho la più pallida idea, più mano d'opera. Buon uomo, io la butto là, ma questo è un valido motivo per chiedere il divorzio, eh. Ah, ma vedo che oggi è la sagra del furbo. La signora in questione è una donna, non rompetemi le scatole, non sono maschilista. Durante il lockdown ha pensato bene di mettersi a rinnovare, restaurare i mobili di casa.
Signora, io capisco che voleva farsi il mobile bianco perché color legno non le piaceva. Ma ci sono le fessurine, come può vedere. Quando poi ha aperto l'armadio, invece, si è accorta di aver fatto una boiata di proporzioni bibliche. Signora, certi lavori li lasci fare a chi c'ha più di 3 neuroni in testa. Perché questo era un incidente che si poteva evitare, ok? Come non detto, non ci possiamo neanche fidare dei professionisti. Quando chiami il tuo idraulico per farti realizzare la doccia, cioè, signori, guardate bene, questo chiaramente va verso il basso. Questo è il disegno che gli ha fatto, non lo so, un architetto, che cocchio ne so. Questo è quello che ha realizzato il tuo idraulico. Eh beh sì, perché lo sanno tutti che l'acqua non va verso il basso, va verso l'alto sfidando la forza di gravità, perché viene attratta effettivamente dal canale di scolo sopra, non sotto, dove è normale. Anzi, dovresti anche farlo leggermente in pendenza in modo tale che finisca nel suddetto canale di scolo. Ma questo idraulico era anticonformista, era uno di quelli che crede nelle cospirazioni e nelle lobby dell'acqua che va verso il basso. Lui ha detto: no, l'acqua può andare anche verso l'alto. Sì, in caso di alluvione probabilmente sì. Ma io lo denunzierei sto cocchio di idraulico, eh. Ah, vedo che non sono l'unico pirla, ma a me è andata meglio. Sarà capitato a tutti durante l'estate di volere una bella bibita fresca, un bicchiere d'acqua fresca, vi dicendo. E mettete, che ne so, la bottiglietta da 500 ml di acqua in frigo, la lattina e via dicendo. Tuttavia, se metti qualcosa di gassato, a quanto pare può capitarti un incidente del genere, che praticamente la lattina esplode riempiendoti di Coca-Cola surgelata ogni singolo oggetto del congelatore. Wow, complimenti, lei signore è un genio. No, è solo smemorato, poverino. Sono cose che capitano. Ecco, questa è sfiga. Quando l'allarme antincendio prende fuoco. Cioè, no, scusa, è come se un poliziotto si mette a fare le rapine. La tecnologia in questo caso la vedo un attimino confusa. Tesoro, com'è andata quest'oggi al lavoro? Amore, lascia stare che non è giornata, santo cielo. Quando sei al lavoro, al cantiere, magari una giornata calda, ti girano i maroni, il capo ce l'ha con te ed è una lotta contro il tempo perché devi costruire sto cocchio di palazzo il prima possibile e rovesci una quantità spropositata di malta lungo le scale. E sottolineo spropositata, io non oso neanche immaginare quanto ci vorrà sistemare sto casino. Guarda quanta! No! Povero muratore, è una triste giornata per essere te quest'oggi. Presto, presto! Qualcuno chiami un idraulico, mi è svenuto al gabinetto. No, no, tranquilli, tranquilli, in realtà è andata diversamente. Il tizio si stava facendo la doccia. Peraltro questa è la vasca da bagno più bassa che io abbia mai visto in vita mia. Ma vabbè, dettagli, forse è un nano, non lo so nemmeno io. È sbrisciato, è scivolato di colpo, è volato fuori dalla vasca da bagno. È atterrato sul gabinetto. Cioè, o pesava, non lo so, 170 kg, ma praticamente ha scappottato di lato anche il gabinetto. Ma che disastro, ha spaccato fuori tutto. Buon uomo. Cioè, scusi, le consiglio una dieta o quantomeno un tappetino antiscivolo. Non lo so, compri un gabinetto corazzato, un disastro praticamente sta doccia. Ecco, questi sono incidenti che capitano solo negli Stati Uniti perché c'han le case fatte in legno e schifo. Quando tira talmente tanto vento, e voglio dire, sono friulano, abbiamo la bora nella mia regione. No, non vivevo a Trieste, ma vabbè, c'è dettagli. E praticamente la sedia a sdraio del vicino ti si impala sulla finestra. Sì, sulla finestra, sulla parete di casa. Magari la finestra, perché avrebbe senso sfondarla. Ma le correnti erano talmente forti che ti ha trapanato il legno della parete. Si è conficcata di brutto, sia sopra che sotto. Cioè, secondo me è stato il vicino che ce l'ha con te e ha dato la colpa al vento. In ogni caso, io mi preoccuperei giusto un attimino, eh. Io cambierei casa, la butto là. Ma che sfiga, dai. Sto povero Cristo era un po' sovrappeso e ha passato gli ultimi mesi a fare una dieta e ha perso un terzo del suo peso precedente. Si sentiva meglio con se stesso. Finalmente cominciava a vedere la vita sotto un'altra luce. E si è seduto sul gabinetto e la tazza del cesso gli ha detto: va che non sei dimagrito poi così tanto, eh. Io mi licenzio e me ne vado, non ne posso più. Porta il tuo culo su un'altra tazza. Ma poverino, dai, almeno si stava impegnando. Oh beh, queste sono cose che succedono solo in Canada, eh. Torni a casa dopo una dura giornata di lavoro sperando di poterti godere finalmente quel buon polletto che hai comprato il giorno prima e scopri che a quanto pare un orso locale ti è entrato in casa, te l'ha tipo mezza distrutta e si sta pure mangiando il tuo polletto. Cioè, oltre al danno la beffa.
Ecco, questo succedeva con mio fratello. Tu eri lì tranquillo quando vivevo ancora a casa dei miei, che ti stavi gustando il pranzo. All'improvviso spuntava l'orso Balù, e che come dimensioni ci siamo, e come peluria anche, che era mio fratello in quel caso. E improvvisamente la grande quantità di cibo appena comprata alla Coop, alla Despa e via dicendo, diminuiva esponenzialmente del 50%. E più o meno ti lasciava la cucina anche in questo caso. Ma che magari è mio fratello? Beh, non riesco a capirlo. Per qualcuno potrebbe essere una botta di culo, per qualcuno una grande sfiga. Per chi ha fatto la foto, è stata una botta di culo, perché il signore in questione normalmente vive da questa parte. Questa è la casa del vicino. E è stato via letteralmente 5 minuti. Nel frattempo qualcuno ha pensato bene di parcheggiare l'auto all'interno dell'abitazione. Beh dai, metti che grandina, porco cane, non voglio che mi si srovini tutta l'auto, quindi la parcheggio dentro. Poi vabbè, se non c'è il portone del garage, in qualche modo si combina. Cioè, scusate, ma in cosa le avete costruite ste pareti? Ma sono i mattoncini della Lego. No, anzi, se la fai con i mattoncini della Lego, ti resiste di più. Americani, e dai, è cominciato a costruirle bene ste case. Buon uomo, scusi, ma lei dove cocchio vive? Il proprietario di questo appartamento si stava tranquillamente godendo una tranquilla serata giocando alla console, ed è per questo, ragazzi, che i videogiochi nuociono gravemente alla salute. Non riesco a riconoscere il titolo per adesso, sembra una PS4 a quanto pare. Cosa è successo? Cose che capitano a tutti, eh? Un missile ha colpito un edificio che si trovava vicino. Beh, chi non ha i missili che gli cadono dietro casa? L'onda d'urto del suddetto missile gli ha distrutto praticamente le pareti, la finestra e tre quarti dell'appartamento. Ragazzi, smettetela di giocare con le console che poi vi cadono i missili vicino a casa. Potrebbe essere pericoloso. Poi magari se c'è il vicino rompi maroni, piglia a casa sua e chi si è visto si è visto. Porca di quella porca, americano, anzi... Pork di of that pork, American. Non ti stupire se fai il tetto in cartongesso, che c'è la donna delle pulizie che è andata in soffitta a sistemarti la soffitta stessa. Ti ha trapanato di colpo, sbrunfata e precipitata di sotto. Sfiga vuole che questa è la tua camera da letto e tu eri ignudo col battacchio di fuori. Magari la donna delle pulizie ha pure apprezzato, che era un po' che non vedeva, un po' di sensualità maschile. Non lo so, o era la signora che era un po' sovrappeso, o è la casa che ha fatto un po' di M, ma ci siamo capiti. A questa foto manca la scrittina to be continued qua sotto. La suddetta foto è stata scattata, dice effettivamente il fotografo in questione, 10 secondi prima che scoprisse il valore e l'importanza dei salvagenti. A quanto pare... l'acqua ha spaccato pochi secondi dopo la finestra, invadendo completamente il suo appartamento. Che poi voglio dire, se è arrivata a questo livello, a meno che tu non viva in un seminterrato o non lo so nemmeno io, quanto cocchio ha piovuto, porco cane! Oh maronne, un disastro! Ammetto, vorrei vedere la foto del prima, in questo caso, e del dopo. Sono curioso, sono curioso. E però sei imbecille pure tu, eh? Questa coppia ha affittato l'appartamento e dopo un anno che la luce principale della camera non funzionava, hanno deciso, aspetta che smonto la plafoniera e vediamo di cambiare le lampadine. Hanno aspettato un anno per poi scoprire che sotto la plafoniera non c'era niente. L'hanno messa così a cocchio per far scena, ma non c'è nemmeno il cavo con la corrente, non c'è nulla, non c'è la lampadina. È una truffa, ma chiama il proprietario, porco cane. Sì, se è come il mio, che vabbè, lasciamo stare, sono 3 anni che mi piove in casa, ma... È quel momento in cui capisci che hai fatto bene a mollare la tua ex, perché quando gliel'hai detto, questa è stata la sua reazione. Ribadisco, queste sono cose che capitano solo negli Stati Uniti, perché se in Italia provi a sfondare a pugni una parete, non ti resta molto dei pugni, resta una poltiglia sanguinolenta e la parete più che altro si sporca. Ma in America puoi letteralmente abbattere le pareti di casa a rutti. Questo probabilmente è una ruttata, non è neanche un pugno. Però sì, chiaramente avevi una compagna leggermente psicopatica, ma giusto un po'. E poi ci sono quelle situazioni in cui sfiori la tragedia letteralmente per pochissimo. Ovviamente siamo sempre negli Stati Uniti, perché tutti a loro. E c'è stato il classico uragano. E il ramo di un albero, porco cane, gli ha trapanato il tetto e gli è entrato dove? Sopra il letto del figlio. Cioè, per fortuna che probabilmente non c'era nessuno, o comunque il ramo non è andato troppo in profondità. E se no era un brutto modo di andarsene, gente! Ma porca di quelli per porca, chiaramente la camera del figlio, cioè figlio di 30 anni probabilmente, ma vabbè, dettagli. Ormai l'età è un parametro molto discutibile. Però, signori...
Non vi stupite se fate le case in cartongesso. È normale che l'uragano te la trapana tutta. E che cocchio. Amerregani. Amerregani. Però il signore è contento, eh. Questo signore ha detto: guarda, ok, un uragano mi ha colpito casa, ha sradicato l'albero millenario del vicino, che letteralmente mi ha trapanato in due il soffitto. Però ho detto: guarda, ho sempre sognato una casa con uno stile un po' più naturalistico, da foresta pluviale. Avremmo sempre voluto avere la finestrella sul tetto, con la luce naturale che ti entra. Era sarcastico, per inciso, eh. Gli giravano giusto un attimino gli zebedei. Potete notare che la casa in sé è isolata a schifo. Pertanto non stupitevi quando guardate, che ne so, delle foto delle case degli americani, o ci sono i programmi televisivi con le case degli americani, che sono gigantesche, iper grandi, con sti stanzoni enormi, grazie al cocchio. Le pareti sono fatte in schifo. Davvero, se le fate con i mattoncini del Lego ti costa un po' di più, non dico di no, ma ti resiste 10 volte tanto. Dai, America. Ecco perché il DeLong Gamer non va mai in vacanza, anche se mi è successo un incidente simile e non ero in vacanza. No, ero a casa dei miei, neanche a farlo apposta. Allora, questa famiglia è andata in vacanza per 2 settimane, neanche a farlo apposta. Quando è che il frigorifero ha deciso di morire male? Poco dopo che sono partiti. Quando sono ritornati, hanno scoperto uno schifo assurdo, si è scongelato tutto, tutto marcio, e devi anche cambiare il frigorifero. Quindi devi pure spenderci soldi e manodopera per cambiare il frigorifero. A me è successo un incidente simile. Sono stato un paio di giorni a casa dei miei. Neanche a farlo apposta, mi si è chiusa male la porta del congelatore, la parte sopra. Quando sono ritornato, vi ricordate la prima foto, quella della casa del tizio che vive a Nord Europa? Ecco, stessa identica situazione, solo all'interno del congelatore. Non oso neanche immaginare la bolletta della luce quanto mi deve essere salita. Vi dico solo che il livello dei porchi è salito tanto. Sì! Beh, diciamo che questa la definirei una situazione un po' preoccupante. Questo è il pilastro di un edificio, e questo è il piano terra, l'edificio ha 7 piani. Direi che è un buon indicatore di una leggera decadenza strutturale, forse non l'hanno costruito proprio tanto bene, non ha rispettato tutte le norme. Voglio dire, tu lavori peraltro al piano terra, quindi sei il primo che ci schiatta. Io cambierei lavoro molto in fretta. Dopo aver visto una situazione del genere, non mi vedi più in ufficio. Ti ciulo prima di tutto tutti i monitor. Io non so dove lavora sto tizio, ma sti cagoni c'hanno il doppio monitor. Neanche il DeLong Gamer c'ha il doppio monitor, porco cane. C'ha un monitor dovunque. Si meritano che gli si sfondi l'ufficio. Signore, non so lei, ma io penserei a un trasferimento. Questo povero ragazzo era seduto alla sua scrivania che si stava rilassando. Improvvisamente sente il rumore di un'arma da fuoco. Cosa è successo? Ha scoperto che il vicino, che dorme al di là di questa parete, dorme con una pistola sotto il cuscino. Gli deve essere partito un colpo. Il suddetto proiettile ha letteralmente attraversato il suo appartamento da parte a parte. E questa è la sua scrivania. Questo è il tavolo della sua scrivania. Come potete vedere c'è lo speaker delle casse. Porche di quelli iper porche. Giusto un attimino rischioso, eh. Qualcuno arresti il vicino, comunque, che siamo negli Stati Uniti. Ormai le armi da fuoco te le regalano col Dixon. Sì, se qualcuno se lo stesse domandando. Siamo ancora negli Stati Uniti, e questo è quello che succede quando scivoli giù dalle scale. Cioè, tu non ti fai niente, la parete rimane traumatizzata a vita. Se fossimo in Italia, tu scivoli giù dalle scale, la parete non si fa nulla e tu sei probabilmente tetraplegico a vita. Però almeno la parete è a posto, voglio dire, non è che devi stare a riverniciare. E oh, la colonna vertebrale è sopravvalutata, avanti gente. Beh, questa è sfiga, questa è tanta sfiga. Quando il tuo ufficio si trova nel seminterrato e ieri ha piovuto giusto un attimino. Sottolineo giù... Giusto un attimino. Perché porco cane, qua è tutto da buttare via, è tutto distrutto. Non oso immaginare il danno economico all'azienda. Spero vivamente che questa foto non sia stata scattata tipo 10 secondi dopo, perché sto povero Cristo di dipendente, il direttore, vai a sapere chi è, stava tranquillamente attraversando l'ufficio. Quando finalmente hai il denaro per ristrutturare casa, sei tutto contento, sono arrivati effettivamente anche gli operai. Solo che ti scappa quel piccolo incidente con la gru, e la gru stessa ti distrugge casa. Cioè, gli ha sfondato tutta la finestra sopra, il tetto e via dicendo. Ribadisco, casa americana, probabilmente, però vedo un po' di mattoncini. Non è possibile essere così stupidi, dai, ma chi hai assunto come ditta? Direi che si sono presi troppa libertà nel ristrutturarti casa, eh? Ma vabbè, dettagli. Ai, sì, è la stessa situazione di un paio di foto fa. Solo che stavolta ti hanno consigliato di... Ma sì, vai tranquillo, compra pure quell'appartamento nel seminterrato a New York. Vedrai, ti troverai benissimo.
Peccato che la sera prima ha piovuto giusto un attimino anche a New York. E insomma, direi che non è stata una bella idea comprare quell'appartamento, Ciccio, eh. Io mi trasferirei molto in fretta. Guarda, una cascata praticamente. Sì, ma gente, boia che sfiga. Mi passa la voglia di trasferirmi. In futuro spero di comprare casa. Quando vedo ste foto mi preoccupo ma giusto un attimino. Cioè, crolla la facciata di casa. Qual è proprio il punto specifico che crolla? Quello sopra la tua auto, cosa che piglia ovviamente la tua auto nel momento in cui era parcheggiata. Cioè, immaginate sto Cristo che magari tutto il giorno è al lavoro, quindi quando è successo l'incidente durante la notte, fosse capitato di giorno, vabbè, dovevi rifare la facciata di casa, cose che capitano. Adesso devi rifare la facciata di casa e porco cane, devi anche rifarti completamente l'auto. Ciccio, io capisco essere sfigati, ma te hai bisogno di andare a Lourdes, questo è poco ma sicuro. Ecco, questa non è sfiga, questa è imbecillità umana. Questo è quello che succede quando dimentichi acceso il ferro da stiro sull'asse da stiro. Come potete vedere, l'ha sciolta perfettamente. Complimentoni. Sembra quasi un taglio al laser. Il problema è che sotto l'asse da stiro c'era la moquette. Quindi non solo il ferro da stiro da buttare, non solo l'asse da stiro è da buttare, ma devi anche rifarti la moquette. Tripla sfiga, non una, tripla sfiga della serie meglio abbondare, no? Così sei a posto per tutto l'anno con le sfighe, no, no. Col DeLonghiember non funziona così. Che poi io voglio dire, ci sarà un motivo se certe persone non devono cucinare. Quando vuoi stupire la tua fidanzata e gli dici: tesoro, non ti preoccupare, questa sera ti cucino una prelibatezza. Ci penso io, mi metto davanti i fornelli, vedrai che sarà una cosa, un'esperienza focosa per noi, eh? Il nostro rapporto ha bisogno di un po' di pepe, un po' di fuoco. Direi che abbiamo esagerato, eh. Mi piace che durante l'incendio si è riservato giusto qualche secondo per scattare la foto. Eh beh sì, eh. Prima i social e le fotine quelle stupide. Poi casomai spegniamo l'incendio. Tanto casa è sopravvalutata in fin dei conti. Allora, siamo onesti, io sono contro la violenza sui minori. Ma in questo caso, non lo so, un paio di randellate sulle ginocchia o sulle gengive al ragazzino gliele tirerei. Allora, un ragazzino di 12 anni in un momento di noia ha pensato bene di salire a bordo dell'auto dei genitori e di mettersi a fare brum brum brum, però ha girato anche la chiave perché è pirla. Ora voi direte, beh, questa è la casa dei genitori. No! Il bambino si è spaventato all'improvviso, ha pistato male sull'acceleratore, ha sfondato la recinzione laterale e ha pigliato la casa del vicino. No, no, questa non è la casa dei genitori, questa è la casa del vicino, quindi doppio danno, doppia beffa, doppia incazzatura e doppia carica di legnate al bambino che, porco cane, ti blocco la crescita per i prossimi 30 anni. Ecco, in questo caso ti senti preso per il culo dalla vita. Cos'è successo? Beh, questa signora ha un problema di muffa in casa e quindi ha comprato lo spray per rimuovere la muffa. L'ha lasciato sul pavimento qualche giorno, quando è ritornata ha scoperto che la muffa aveva conquistato anche lo spray contro la muffa. E in quel caso, porco cane, dai fuoco a tutto. Credo sia la soluzione migliore. Se non puoi sconfiggerli, dai fuoco a tutto. Il fuoco purifica. Ecco, questo è quello che succede quando non paghi il canone Rai. Praticamente ti mettono in carcere la televisione. E ragazzi, mi raccomando, pagate il canone, se no la Rai vi punisce pesantemente. No, in realtà è partita una serie di LED, probabilmente il tutto è in serie, neanche a farlo apposta. E quindi potete vedere la simmetria. Ah, la simmetria! Anche quando ti si rompe il televisore, lo fai in maniera simmetrica, è quasi poetico, eh. Tu tiri di quei porchi asimmetrici e apoetici, che è qualcosa di incredibile, tuttavia. Se ve lo state domandando, anche in questo caso siamo in una casa americana. Da cosa lo capisco? Perché tendenzialmente, beh, il gatto approva, ma vabbè, dettagli. Solo gli americani vanno a comprare un contenitore di plastica con al suo interno non uno, non due, non tre, non quattro, ma 5 litri di latte al cioccolato. Cioè, voglio dire, comprare il latte e separatamente il Nesquik, unire le due cose mescolando con un cucchiaio, è troppo faticoso. Dobbiamo, cioè, prendi direttamente, non lo so, il latte per endovena e tanti saluti, così non devi neanche aprire la bocca. Ti ficchi la siringhetta in vena e ti tipo drogato, ah, gli zuccheri che sbarelli per casa. Oh, il gatto approva? Cioè, gatto, stai lontano che ti pigli una cacarella a spruzzo che dopo lasciamo stare, eh. Parti via tipo i razzi. Questo è quello che succede quando hai, aio, il nonno si è chiuso in bagno, è sbarrellato, non riesci più a aprire la porta. E quindi cosa fai?
devi prendere praticamente il seghetto alternativo, lì come cocchio si chiama, e devi segare la maledettissima porta del bagno per cercare di salvare il nonno che sta morendo affogato nella tazza del cesso. Per fortuna è una di quelle porte fatte in cos'è, tamburellato, lì come cocchio si chiama, quello che non è legno. Cioè, se tiravi due ruttate la porta la buttavi giù comunque. Perciò questa sono tipo 26 euro di porta a dir tanto. A sto punto potevi lasciare morire male il nonno, che almeno si ereditava, eh. Cioè, sacrificare una porta per via del nonno mi pare un po' eccessivo. Va che in America gli alberi sono bastardi, porco cane, Inciampano sulla tua casa durante le tempeste e te la trapanano male senza un minimo di rispetto. Ma, porco, no davvero, americani... Ma io un pensierino ce lo farei, cioè finché becca la casa dici vabbè si ripara. Ma prima o poi ti trapana anche la moglie, la fidanzata, il figlio, dici vabbè si può rifare, non ci sono problemi. Però dai, qua ci scappa l'incidente. Ma perché fate le case a schifo? Avanti. Venite in Europa, abbiamo i mattoni, è molto più bello. Ah, dolore. Quando stai tentando di uscire di casa per andare al lavoro e la maniglia si rompe, dici tu, che sfiga, no, non è finita qua. Non solo se la maniglia si è rotta, tu ti sei tagliato il dito e sei bloccato dentro casa, non sai nemmeno come uscire. Cioè, o ti butti dalla finestra o non lo so, chiami i pompieri, qualcuno che ti venga a soccorrere. Che poi era fatta la maniglia per rompersi, o ti sei dimenticato di essere Superman e dici, porco cane, sono cose che capitano. E ancora una volta abbiamo il padrone di casa che è un gran furbacchione. Il tizio in questione ha pensato bene di sostituire la presa della corrente che non funzionava. Ha detto, probabilmente si è bruciata, ne compro una nuova. Tuttavia, quando l'ha rimossa si è accorto che la presa in realtà era a posto. Tuttavia, si sono dimenticati di passare i cavi della corrente fino a questa uscita. Io non mi stupisco più, guardate, dopo il padrone di casa che ho avuto io, queste sono sottigliezze, queste sono baginate, sono stupidaggini. Mentre invece questo è uno dei motivi per cui al DeLong Gamer non piace la moquette. Allora, prima cosa, è difficile da lavare. Seconda cosa, è difficile da aspirare. Terza cosa, ti ci cade sopra tipo, non lo so, una latta di vernice che a quanto pare ha deciso bene di rimbalzare stile palla matta lungo tutte le scale. E diciamo che ci servirà molta più vernice per sistemare sto cocchio di problema. Magari avevi appena finito i lavori, dovevi solo portare giù la latta e goderti il meritato riposo dopo giorni e giorni di ristrutturazione. E direi che ti sei appena guadagnato dal lavoro extra. Ascolta ciccio, siamo onesti, se vai a comprare un letto e avevi già prima il materasso, quantomeno abbi la decenza di calcolare la larghezza e l'altezza del materasso stesso. Perché a quanto pare lui pensava di avere il materasso matrimoniale. E tanto matrimoniale, ma dove sta matrimoniale? Cioè, a meno che tu e la moglie non siete alti 1,20 m. Perché qua non ci si sta di lato. Cioè, cosa dormite abbracciati? Cioè, no, non lo so nemmeno io. Questa è chiaramente una rete matrimoniale. Brutta come la disperazione, ma vabbè, dettagli. Beh, è roba dell'IKEA. Mi sembra un'etichetta dell'IKEA, io la butto là. Ma queste mi sembrano chiaramente le striscioline nere dell'IKEA. Ah, Ikea Brighella, anzi no, il materasso che è sbagliato, è il tizio che pirla, dai. Ragazzi, la dovete smettere di guardare i canali quelli hot, perché sono troppo bollenti e ti si scioglie il televisore. No, scherzo, sto tizio si è appena ordinato il 55 miliardi di pollici dopo che ha risparmiato per mesi. Potete vedere che ha risparmiato talmente tanto che casa sua è arredata con un mobile recuperato da, non so, da una casa del 1800. E al posto di avere i mobiletti qua in parte usa le casse del vino, del whisky, non so nemmeno io. E questo è come gli è arrivato il televisore. Prova comunque ad accenderlo che magari funziona, hai visto mai che è un riflesso e basta, in realtà poi funziona perfettamente. Fidati, te lo dice un ex tecnico. Ciccio, io non so dove vivi, ma praticamente gli è caduta una saetta vicino a casa. Il rimbombo della saetta stessa gli ha fatto esplodere il vetro del rettilario dove c'era il suo animale, non so che cocchio fosse. Cioè, o il vetro era fatto a schifo, ma siamo in America, è tutto possibile. O porco cane, che boia di saetta non è caduta vicino a casa tua. E concludiamo in bellezza con il tizio che ha distrutto la lavatrice e non so ancora dirvi come. Cioè... guarda che roba, ha letteralmente dilaniato tutto. O si è staccato lì il supporto che tiene sul motore, il cestello rotante. Ma che macello che ha fatto! Cioè, a parte che non ho mai utilizzato, ammetto, una lavatrice a carico, quello verticale, quello superiore, come boia si chiama, non lo so nemmeno io.
porco, che è? E tutto da buttare via, ma una tragedia, un disastro, un costo assurdo. Ho appena comprato io la lavatrice nuova, che c'avevo quella del 1991, che maronne, non aveva neanche le modalità, aveva solo la modalità accendimi e prega il Dio che ti lascio i panni del colore uguale a quando li hai messi dentro. Signori, io direi che per questo episodio ora ci possiamo fermare qua. Come ho detto, non sarà l'ultima reaction, questa settimana è un pochettino difficile, ma giusto un attimino. Nei commenti fatemi sapere ovviamente chi secondo voi è la persona più sfigata. E no, non mettete il DeLong Gamer, perché così sennò è una vittoria facile. Lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete colpiti da sfighe assurde mentre siete in casa. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!